all'inizio di tutto c'è la musica. Secondo piano la pittura era la mia musica, era penso a quel livello, io non lo sapevo, era il mio linguaggio visivo, ma lo facevo ancora musicalmente, ho studiato saxofono, pianoforte, organo, oboe, insomma ne ho fatte di tutti i colori fino ad arrivare a farne di tutti i colori veramente, perché con la musica invece non ci riuscivo. Il linguaggio musicale mi piace tanto, ma forse non c'era la passione sufficiente o la pazienza per apprendere tecnicamente uno strumento, perché se non ti impadronisci nella tecnica non c'è niente da fare per liberartene poi, perché uno se ne deve liberare. Guido nasce come musicista ed è il pensiero musicale a determinare proprio l'assetto compositivo dei suoi quadri, la loro impostazione, in un procedimento che sembra qualcosa di naturale e di spontaneo, cioè è proprio la musica che quasi detta l'organizzazione compositiva e addirittura interviene nelle scelte di colore. Quindi, riassumendo, arriva il 1990 in cui forzatamente, in una pausa della vita forzata grazie o in funzione di un incidente d'auto che mi ha bloccato, non tanto perché avessi danni fisici particolari, ma è caduta la retina dell'occhio sinistro e ho dovuto fare parecchi interventi per poi non ottenere una visione, ma perlomeno una stabilizzazione del problema, altrimenti oggi sarei qua a parlarti con un occhio di vetro come il tuo. E in quel momento la pittura, non so spiegarti perché, c'è stato un cambio di registro, ho capito, ma potrei dirti mia madre dipingeva in casa già, la casa profumava di colori olio, potrei dirti in tante cose, ma non c'è una spiegazione vera, è che è venuto spontaneamente la domanda, ma cosa voglio fare veramente nella vita? Perché anche se non ho avuto danni fisici seri, era solo la retina, solo. L'incidente poteva essere di quelli che in 5 minuti non cambiava dallo stato fisico allo stato immateriale delle cose. E mi sono fatto veramente quella domanda e è arrivata la risposta spontaneamente. Il primo studio l'ho avuto a Ostagolo di Genova, proprio nel mezzo della bassa, molte giornate nebbiose. Ma anche poi consultandomi con un amico molto più blasonato di me, artista, pittore, non è strano che una persona che vive nella nebbia, nella ovattato mondo magari che ti nasconde la realtà, rifugiarsi, giocare, andare a sognare con più facilità. I colori in realtà non sono stati presi dall'ambiente, credo, vabbè, magari mia madre dipingeva, avevo delle vibrazioni coloratissime in casa, ma la musica, quindi il voler portare la musica in pittura voleva dire attingere a piene mani a tutto lo spettro colorato, visibile, addirittura invisibile, perché la musica non la vedi nemmeno. E certe volte io dipingo delle cose che non vedo con gli occhi, le vedo con le mani, con i pennelli, perché se devo dire certi particolari dei quadri li scopro quando ci vado vicino col naso. In questi 20 anni, qualcosina in più, perché in realtà si fa il conto, ho detto 90, nel 92 ho fatto la prima mostra, però
in quel periodo ho trasformato quello che prima del 90 era un gioco, un semplice arrabattarmi, e in quei 2 anni sono stato il mio apprendistato, in cui ho trasformato come autodidatta, però ho preso attinto a piene mani da quella che è la teoria musicale, scoprendo poi che l'aveva già fatto Kandinsky, Clash, c'era una montagna di signori che si era già arrabattata in questa impresa, che io giuro ho cominciato a fare senza averne coscienza, e poi pian piano ne ho preso coscienza. Questa ciclabile è l'ho scelta come anello congiuntore, come tratto, come filo conduttore della mostra, perché ci passa un po' tutto, tra cui dietro di me c'è la casa Via l'Italia 34, dove ho vissuto praticamente da quando sono venuto da bambino da Milano, e sono stato adottato dalla città di Lodi, ed è lì che ho cominciato comunque a disegnare le mie vignette, le mie cose umoristiche. E neanche a farlo apposta, ho vissuto da quell'età di 6-7 anni fino al 92, che è stato l'anno in cui ho cominciato a dipingere professionalmente con la mia prima mostra, che poi già nel 93 mi sono pure sposato e uscito di qua, quindi cade anche lei come percorso dentro nel giro fino al 92, anno in cui ho cominciato questa storia dei 20 anni di pittura. Ho abitato proprio lì dietro, e da qui in poi parte tutto un percorso non solo ciclabile, ma anche proprio dell'anima, di un pezzo di vita che si è cucito addosso. Non c'era neanche la ciclabile, in verità, e me l'ha fatta dopo. Dicevamo, tornando sulla nostra ciclabile, ci si passa per forza. Questa è la scuola fatta per caso o senza sapere il perché. È stata divertentissima proprio perché non sarebbe stato il mio futuro, ma fa parte con piacere del mio passato. Village è un istituto sperimentale per l'agricoltura che oltretutto così aveva delle velleità di formare dei professionisti dell'agraria, nonostante quando l'ho fatto io si è perfettamente capito che se non avevi l'azienda agricola in famiglia nessuno ti avrebbe assunto per gestire la sua stalla o i suoi campi di fieno. In ogni caso è stata una bellissima esperienza per i compagni che ho conosciuto, perché tutti disperati della Lombardia cercavano scuole tipo questa, dove probabilmente si studiava qualcosa di nuovo o non si studiava. Mi ha fatto grandi partite a calcio nel campetto qua di fianco al caseificio, questo dietro di me è il caseificio, dove ho imparato a fare il formaggio. E sicuramente fa parte anche della mia storia il fatto di aver imparato a fare il formaggio, e mi piace cucinare, non è direttamente collegato, ma mi ha stimolato. Comunque sia, è una ricetta preparare il formaggio. Qui siamo un pezzo più avanti della scuola, quasi arrivati al mio atelier. Sulla pista ciclabile c'è anche la sedia di lavoro di Amici Rossi Pubblicità, che al di là della loro attività sono amici da una vita, e Emanuela e compagnia mi hanno regalato questa sorpresa. Praticamente, oltre a fare gli striscioni che sono presenti in tutte le sedi della mostra, hanno stampato un PVC con un piccolo quadro barocco in jazz che è sul catalogo, e che è una delle ultime opere che avevo preparato in Brasile e portato arrotolata con me, e me l'ha fatta trovare lungo il percorso della mostra a dimensioni scenografiche. Siamo arrivati qua a metà del percorso, siamo a San Martino, e là in alto quella specie di logomarca, di logo blu con una chiave di violino e una chiave di basso immaginare che imitano la G e la B delle mie iniziali, così sono state per tanto tempo e sono ancora presenti, anche se lo studio non è più mio. Sono ancora presenti, forse a significare che lì dentro adesso c'è uno studio di registrazione, una sala prove, e quindi si continua nello spirito dell'intercambio tra musica e pittura. E mi dà un po' di nostalgia quel terrazzo, quelle finestre. Certo, questa rotonda non è un granché, ma devo dire che nella pianura padana avere già un'altezza di quel genere e poter vedere l'orizzonte è bello. E lì ho lavorato tanto, almeno di questi 20 anni, almeno più della metà, e quindi è stato uno studio importante, e adesso, come ho imparato a staccarmi dalle mie opere, perché se uno non vende i propri quadri non vive,
ho imparato a staccarmi anche dai luoghi, però è sempre una saudade rivederli o pensare a quello che lì dentro ci ho vissuto, soprattutto perché si tratta di coinvolgimento emozionale di dipingere. Dipingere un occhio aperto vuol dire veramente dipingere un paesaggio interiore, far attirare l'attenzione dello spettatore su qualcosa di preciso. È una figurazione nella figurazione, lo sguardo, poi se lo fai male è anche banale. Chiudere gli occhi ai miei personaggi li rende più evanescenti, più sfuggenti, ma comunque delicati. In ogni caso possono essere seducenti, ma non devono essere solo loro al centro dell'attenzione. Quindi chiudendo gli occhi restituiscono importanza a tutto quello che c'è intorno. Io sempre ho ritenuto gli occhi aperti abbastanza forti come rappresentazione. E non ultima cosa, anche il fatto che facevo molti personaggi con un occhio solo, poi mi sono reso conto di una specie di autoritrattazione. Sempre io ho comunque una visione binoculare, nel senso una parte di me guarda dentro, una parte guarda fuori. C'è stato un momento in cui ho cominciato a dipingere sul lato le tele e probabilmente in questo è influenzato il Brasile, anche se lo fanno in Italia, gli artisti lo fanno ovunque, però è lì che ho visto delle tele dipinte sul lato. La storia mi è piaciuta e quindi ho detto, ma perché non comincio anch'io a finirle più leggere, più sportive, più lasciando, addirittura anche alzando i telai di spessore, non il tipico telaio da 2 centimetri, ma è stata una scelta perché sì, di scegliere una cornice preferisco lo faccia, se proprio è necessario che lo faccia chi acquista l'opera. Io le vedo benissimo senza. Non credo che la cornice, tra l'altro è una scelta abbastanza difficile, perché la cornice non dà niente al quadro, non dà niente, è una buona presentazione ma non aggiunge, l'importante è che spesso invece toglie, che non tolga, e sta storia qua è abbastanza delicata, poi soprattutto quelle col vetro come quella del Cangaseiro che c'è qua diventano anche per un semplice motivo tecnico delle esposizioni, comincia a portare in giro tonnellate di vetro per niente, che è anche rischioso. Quindi era pratico, bello e ecologico. In mia pittura tutti dicono mette allegria per il colore, ed è vero, ma tu sai che dietro ogni buon comico, ogni umorista, c'è sempre un lato triste, melanconico, ce l'ho anch'io. Anche perché la musica che compongo sono anche un po' romantico, ci sono sicuramente, sono sicuramente un allegro con comunque un lato che ti tengo per me, ma che poi viene fuori nella pittura di nostalgia. La parola giusta, probabilmente io ho abbracciato il Brasile perché saudade, che non ha una traduzione in italiano, perché saudade è una tristezza allegra, cioè un modo di avere nostalgia di qualcosa ma senza rimpianti. Ed è esattamente quello che provo io nella vita, ho nostalgia ma non ho rimpianti. Il titolo nasce come ulteriore pennellata, cioè un altro colore, un altro disegno, qualcosa che inserisce ancora comunque degli elementi o di mistero o di spiegazione anche parziale, che però al tempo stesso depista, e quindi è un gioco, come comunque c'è sempre l'atmosfera anche del gioco nella mia pittura. Il titolo è una delle chiavi di lettura, ma di quelle più di solito, spesso nei titoli ci metto anche delle battute di spirito, nel senso che sono una parte dell'allegria, del buon umore, e quindi sono gioco come un gatto con lo spettatore, gli do un titolo, lui nella tana della cernia, e vabbè, qui c'è anche una specie di cernia che poi si trasforma in realtà in personaggio, ma andiamo magari, vabbè, questi sono, vabbè, questa vibrazione lontana, già uno dice è troppo astratto come titolo, amore a prima vista, però anche questo credo che sia chiaro, anche se in realtà nel titolo poi c'è tutta la storia, après la composition, quindi anche in francese mi diverto come Magritte, dopo la composizione. Quindi qui già sono titoli che la gente comunque sia lo legge e poi
rimane comunque spesata, eppure il titolo perché ad esempio in questo, va bene, non è che voglia spiegare, però in questo l'angelo che ha appena finito di comporre un brano lo ascolta agli occhi chiusi, e il bello è che lo ascolta senza suonarlo, cioè, ma non ha mezzi di registrazione, cioè così, sempre una cosa un po' surreale, no? L'ha suonato ma il brano riecheggia nell'aria, cioè e l'angelo che sta ascoltando sei anche tu spettatore, dopo la composizione l'ho fatta io e tu la stai ascoltando, quindi il titolo alla fine è una specie di specchio di telecamera segreta che ti osserva, perché dopo la composizione mia tu lo ascolti, per dire, ma non è che mi piace poi molto. Ah, questo è uno di quelli ultimamente già, questo è proprio I See You, perché sì, è il mare, quindi la sirena, ci sta col delfino, però I See You, ti vedo, quindi ti vedo attraverso le sbarre, è sempre, qui c'è dentro un gioco di parole, spesso sono giochi di parole, ma non giochi di parole fini a se stesse, fini comunque affini alla composizione dell'opera, e quindi I See You, che poi credo che nel quadro dietro l'ho scritto proprio con la U, come YouTube, I See U. Sì, vabbè, questo è a chi l'invento di parole scritte ce ne vuole, dice che cosa sarà. È perché qui sempre vedi che c'ha una luce sulla testa, quindi tu quando apri un libro puoi anche essere investito da un'onda di parole scritte che ti trasporta, no? Ecco, questi sono i titoli. In verità una cosa di cui mi sono accorto, ma sempre fin dall'inizio delle mie opere, anche o dello stesso periodo o non dello stesso periodo, dialogano tra loro in maniera molto efficace, non tutte, ma la maggioranza, puoi accostarle, fare dei giochi anche di dittico, trittico, polittico, che funzionano. No, ci sono cose, tra l'altro il quadro non è qua perché l'ho riconsegnato pian piano, sto riconsegnando ai proprietari, ci sono storie, si sono sentito dire da una persona che io, avendo avuto i quadri dai proprietari, la maggioranza sono quadri di collezioni private di questi 20 anni, e quando sono andato a farmi prestare il quadro che ho venduto a un tizio, e il quadro scopro che è di Caia, che l'ha comprato da tizio dopo aver fatto il filo al quadro per 2 anni, quindi senza neanche conoscermi ho trovato una fan accanita che è riuscita a comprare la mia tela da un'altra persona, e ci ha messo un sacco perché la persona che l'aveva comprata non voleva venderlo, quindi questo è, diciamo, bello, nel senso che vedo questa energia muoversi ormai, anche se sono lontano, il mio lavoro parla di me, addirittura conquista, e io non ci guadagno nulla se lo sbrigano loro economicamente, se lo sono venduto e passato tra di loro, quindi è proprio un piacere semplicemente puramente artistico di aver comunicato così forte e chiaro il mio messaggio per qualcuno che ha voluto raccattarlo. Poi vabbè, di cose forse ce ne sono tante, ma la più buffa, quella che mi è piaciuta di più, che in tutte le mostre, soprattutto a Lodi, nelle sedi, ho dovuto fermare spesso qualcuno che di impeto dice: ah, ma sei cambiato, però guarda, e ho dovuto dire subito: aspetta, sono quadri mescolati di 20 anni, quindi non sono recenti, sono un po' tutte le epoche, e quindi questo mi faceva ridere, perché la gente voleva essere gentile, fare figura di quello che si intendeva d'arte, oppure fare un commento, ma calma. E più di uno è venuto dicendo: ma come, però, ma li hai portati tutti in aereo? No, neanche. Quindi era una cosa buffa, perché è un buon entusiasmo, però fa fare delle gaffe enormi. Yeah.
Un'altra cosa che mi piace tanto è la danza. Io non so muovere due passi di danza, però quella donna danza con un coccodrillo, quell'altra con una tartaruga. C'è quel maestro di battuta, l'angelo suona il tamburo, ma proprio pensando lì già c'era il Brasile nella mia vita, quindi la battucada come la chiamano loro. E quadri come barocco in gesso, silenzioso volo, che invece sono un ultimo aspetto esplorato di recente, perché la musica è vero, bella, ma volevo un po' di silenzio, volevo esplorare la dimensione del silenzio, che è la pausa, che è nella musica importantissimo, ma oggi come oggi siamo un po', lo faceva anche mia madre, lo facciamo tutti, dobbiamo sempre avere accesa una radio, una TV, magari in contemporanea, vai nei locali, trovi dei video che sparano musica, però c'è anche la musica di sottofondo che viene da un impianto stereo, cioè dobbiamo sempre riempire questo spazio di qualcosa, e invece il silenzio è importantissimo, abbiamo paura del silenzio perché è la dimensione musicale che più ci invita agli occhi chiusi e all'introspezione e guardarsi dentro. Non piace a tutti. Quindi i quadri sì, sono anche un'allegrissima baraonda colorata, ma in realtà inviterebbero poi. Perché questi colori ce li abbiamo dentro tutti. Lo vogliamo negare? E neghiamocelo. Tanto non me la fate. Io l'ho scoperto dentro di me e ho capito magicamente che ce li abbiamo tutti. Non sento un privilegiato. L'unico privilegio che ho è quello che mi sono permesso di tirarli fuori. E aspetto che lo facciano anche gli altri, il mondo sarà migliore.